Di Sales Web Network, per quanto riguarda da Faenza è sempre il vostro Gianluca. Allora io a questo punto direi, caro Gian, che possiamo cambiare, change. Sì. Chi entra fuori registro? Facciamo il prego, giro. Abbiamo altri amici qui con noi. E questo è il nostro studio improvvisato con il nostro telone. Ciao. Che l'ho messo lì apposta. Ciao, piacere, Dennis. Maurizio. Luca. Sì. La web cammellino naturalmente. Nota di servizio, voglio solo vedere se il microfono ce l'ho acceso, ok, perché mi è venuto un dubbio a un certo punto ho detto, ma che ne so, Gian. Perché non è che si sente tanto la vostra voce, no, la vostra voce non si sente tanto dalle casse. No, ma è tutta... perché c'è. No, ma era un radio. Il nostro tecnico ci dice che in realtà suono qua di fiago che dà di decibel parecchio. Radio Super Sound, potremmo dire, super per fare un sound. Gioco di parole, che questo era il Super Sound. No, scherzo. Esatto. Allora, intanto benvenuti qui su Saiuz Web Network, che è Saiuz Web Radio, Saiuz Web TV, dove i nostri amici da casa ci stanno ascoltando in diretta in www.saiuzwebnetwork.it. E anche voi, se vorrete venire ospiti da noi un lunedì sera, come dicevamo agli amici di prima, contattate Luca, il nostro ovviamente il baldo giovane sarei io, luca@saiuz.com. Basta, non diventate, mi metto a sedere in un angolo. Potete fissare un lunedì sera per venire ospiti da noi nella nostra consueta trasmissione di provvisionalmente due compari, come potete vedere. Aspetta, facciamolo vedere. Scusi, lei si sposti. Ce ne sono tre, però. No? Ce ne sono tre. Perché esatto, uno è il vecchio. Ti rifaccio di passare qui. Esatto, esattamente. Sì, ma sicuramente veniamo a lunedì. Bene, ciao. È fissata con Luca un lunedì. Quindi, allora parliamo un po' di voi, sì. Appunto. Cioè, quindi, dicevamo il nome del tuo. Fuori registro. Siamo del Veronese. Quindi ottimo. Comunque conterranei nel senso buono, perché noi siamo da Treviso e provincia, a parte Luca comunque dalla provincia di Modena. Io non lo so, sono figlio del mondo, esatto. Probabilmente. O del mondo italiano. Ma io sono appena sbarcato, a me la mamma, sì, dicono. Sì. Me l'hanno raccontata così, poi non l'ho mai capito. Esattamente, vediamo che Saius ride e sghignazza. Saius ride sotto i baffi. Direi, caro Saius, se riusciamo a spostare il computer, il portatile più verso la webcam, così noi ci guardiamo lì come se fosse lì, è stato un piacere dirlo. Saius, è un po' come parlare su Skype, che ti guardi nel monitor, ma c'è un po'... No, ma poi noi abbiamo il direttore tecnico che, come vedete, è sempre presente, sta passeggiando. Parli e lui se ne va. Tra poco si accenderà un sigaro, ve lo dico. Esatto. Portate una birra, ragazzo. Non frega niente, proprio. Vabbè, è un piacere avere Saius la regia. È sempre così che si fa. Esatto. No, diciamo la verità, a nostro agio. No, non lo sente, carissimi, quindi. Ma il problema, vabbè, qual è? Che lui, se vuole, stacca tutto e si arriva a casa. Esatto. Cioè, noi siamo qui a fare i pagliacci. Veniamo a voi, allora. Come mai la scelta di questo nome? Così ci bruciamo le domande per quando verranno. Bravo. Ma allora non vi svelo niente, perché così a lunedì in diretta vi sveleremo come mai fuori registro. Per ora è perché, insomma, vi dico così una cosa che sicuramente non è reale, ma però prendetela per buona. Fuori registro perché a noi piace essere fuori dagli schemi, fuori dai registri, nonostante che magari noi comunque promuoviamo una musica italiana, però ci piace essere un po' al di fuori di quella commercialità che esiste di solito. Direi che guarda, io non voglio svelare nulla, ma hai svelato tutto praticamente. No, ma infatti questo l'ho raccontata io, ma non è vero, perché in realtà non sono io il referente del gruppo, diciamo che il cantante, nonché mio cognato, in realtà è colui che sa il motivo per cui c'è fuori il registro, ma io non ve lo dirò, ve lo dirà lui in trasmissione. Quando verrete in trasmissione. Ok, va bene, molto bene. Esatto, però esatto. A questo punto che domanda facciamo l'altro componente? Ci brucia... Poi vediamo anche quando verrete in trasmissione. Naturalmente con Luca concorderete il lunedì da qua a ottobre. No, io vorrei fare una domanda tecnica. Sì. Da qui a Verona chi guida? Lui. Allora, cioè tu non guidi, non parli, non guidi, suoni almeno, qualcosa fai. Lui è un grandissimo chitarrista, ragazzi, guardate questa faccia, perché sicuramente la vedrete su Guitar Hero. Sì, infatti, sono fatto... Insieme ad Iron Man e Capitano America. Secondo me è meglio lui di Iron Man, comunque, se posso dire la mia. Poi. Vero, però non di Capitano America. No, Capitano America, infatti. No, però adesso io sicuramente mi contatterò per una serata lunedì. Però basta che non mi fate aspettare fino all'anno prossimo, perché no, guarda, immagino che avrete tanti gruppi.
No, 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 noi puoi venire anche tra sei mesi. No, scherzo, no. Ciao, sono io. No, 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 testimoni di Giova non li vogliamo, no, scherzo. E quindi di conseguenza ci fa sempre molto piacere. Sì, giusto per capire, voi siete sotto licenza, cioè sotto SIAE o altre licenze? Scusa, che salutiamo la pasta di Cecco, che sono presenti. Ecco, hai fatto pubblicità alla cosa. Ma io non ho problemi, sì. Guarda. Allora, diciamo no? Un po' e un po', nel senso che qualche canzone del vecchio album è non vale, sotto ma via calci. No? Mentre sì, da un certo punto in poi non abbiamo più registrato per la SIAE. Perché in realtà cioè, noi apprezziamo molto la SIAE e il suo lavoro, ma vorremmo che migliorasse determinate cose, sinceramente, che a noi ci stanno molto, molto strette. Ti interrompo perché se dici un'altra volta la SIAE, Saiuz che il capo sviene. SIAE all'incontrario comunque è una nota marca di un'altra cosa. È come, sai, quella ragazza che è andata in cerca del tappo per il coso dell'olio, no? Il serbatoio dell'olio. Insomma, è andato là e fa: scusi, ma io sto cercando il tappo dell'olio, quello con 710 stampato in cima. Che oil. Allora, sai, dopo un po' che non si capivano, gli ha fatto capire che oil all'incontrario, ecco. Sì, no, fate parlare un po' lui, dai, perché sennò lui non guida, non parla. Però suona la chitarra, lui parla con la chitarra. Ha pappugliato qualcosa? Io non... Io suono la chitarra e siamo amici da una vita. È un peccato che non possa suonarci qualcosa qui. Non possiamo suonarci qualcosa qui, che non abbiamo chitarra. Non abbiamo. Ma lui non parla. No, volevamo portare la chitarra e metterci qua a fare un po' di scena. Ma vedi Gian, lui è quello bello e dannato, cioè è un po' dannata anche, se vogliamo, però. Se vogliamo, però comunque no, scherzo. Stiamo andando verso l'annata. Salutiamo Faenza! Ciao Faenza! No. Ciao a tutti! Naturalmente salutiamo gli amici dello stand a fianco. Saluti a caso. Intanto salutiamo a caso. È un peccato che abbiamo salutato nel momento che non c'era una bella ragazza. È un peccato. Poi ha salutato però. Nessuno l'ha visto. Voi cari amici, cosa fate? Adesso la domanda di cosa fate, cavoli. Parliamo di musica, dai. Di musica, esatto. Cioè, vi fermate anche domani, oggi, domani o tornate già stasera? Credo che faremo tutta notte. Un po' per goderci anche questa notte bianca che sì, sinceramente noi eravamo stati al MEI 4 anni fa, ma la facevano dove c'era quella zona industriale, sì, esatto, che era molto più raccolta per certi aspetti, meglio mi hanno detto, però io devo dire che questo contesto mi piace di più. Allora, secondo me era più raccolta e dunque magari più facilmente un po' mirabile, no? Perché sì, c'era la sezione case discografiche, la sezione strumenti dove si suonava più qua magari, diciamo, sì, più funzionale, sì. Qua è un po' dispersiva, però sì, in realtà è giusto che un contesto del genere faccia vivere anche una città dove è da anni che fanno questa manifestazione. Era un peccato non approfittare anche un po' di questo contesto. Esatto secondo me Concordo Piero, veramente. Sì, perché. E dopo che abbiamo finito di annuire, caro Gian. Sì, stiamo correndo. Concordo, esatto, sì, certo. Sì, sì, sì. Se faccia io un'intervista. No, non mi dispiacerebbe, però avrei anche la fatica di dover trovare le risposte. Quella... Fammi domande aperte, ti prego. Non chiuse. No, chiuse, anzi. Noi sono quant'è che siamo qua già tipo 12 giorni, no, cioè ci siamo accampati tipo nomadi, sì, esatto. Ho l'orologio a parcheggiare. No, aspetta, non. E poi lo sai che. No, attenzione, non potete. È come l'autista, non puoi parlare con l'autista, la stessa cosa. Non potete parlare con Saiuz, c'è proprio un cartello. Allora, insomma, parlando di noi, no? Dell'olio. Saiuz, non ti sentiamo. Ma certo, ma noi siamo. Saiuz, vieni qui con noi. È entrato Saiuz. Un applauso a Saiuz. Amici, vi. C'è la sudata. No, qui non c'è Saiuz, c'è la sala del Gisa, la badante di Saiuz. Cosa fai? Io lo sapevo, gli abbiamo lasciato il microfono. No, scusate, ecco. Scusate. No, perché alle 18 doveva prendere le pillole e non le ha ancora prese. È rivenuta dal Gisa che deve cambiare il pannolone. Le solite cose. Magari le ha prese con della grappa, perché sai, ci sono anche i contrasti, no? Abbiamo stato.
No, mi piace il ragazzo, perché comunque lo vedi che è sciolto. Vabbè, è così sciolto che passa davanti alla telecamera. Cioè lui proprio il ragazzo è che comanda lui, quindi se vuole passa davanti alla telecamera, va bene. Tanto no, ma se vuoi metterti con la sedia proprio davanti alla webcam, cioè magari tu muovi la bocca e noi parliamo. Poi facciamo che non lo sente nessuno, perché il microfono è qui. Per fortuna non lo sente nessuno, caro Gian. Quindi cosa stiamo dicendo? Grazie, gentili, ci fa piacere. Anzi. Dopo ti passa i 15,50 euro per, esatto, per le due pizze, esatto, le due birre. Esatto. No, facciamo 20, perché 15,50 al giorno d'oggi, sai come. Hai ragione. Facciamo 20. E sono rimasto indietro. Mi tocca mettere la moneta che poi va persa. Esattamente. Allora, cari amici, noi vi diamo l'appuntamento per provvisoriamente due compari più uno quando volete venire. Ma io potrei azzardare che non questo lunedì, non il prossimo, ma quello dopo potreste già essere i nostri ospiti se lo volete. Guarda, allora noi vi quindi mandiamo magari intanto una ci mail. Ci mandi una mail e secondo me ci siamo organizzati. Esatto. Il contatto Skype, perché naturalmente noi ricordiamo che andiamo in onda tramite Skype, così voi comodamente dalla vostra postazione di casa, senza che venite a Treviso. Ma però lui ci aveva detto che ma voi... tu non devi ascoltare. No, lui ci aveva detto che veniamo in radio ed è come una chiacchierata di un'ora con le birre, sì, ma lui mente. Non ha mai detto la verità in tutta la sua vita. Ah, vieni tu a casa mia, che allora ti ubriaco a casa mia. È venire in radio. Tanto non lo sente nessuno. Allora, diciamolo che Saius sta facendo pubblicità per un certo tipo di grappa, ma tanto non si sente. Ecco, invece si sente. Io sono qui. Amici e cari vicini, io sono qui. Amici vicini e lontani, aiutami. Per dirvi che qui Gianluca e Luca non mi sconfinferano. Voce del verbo sconfinferare, dal terronometro. Esatto. No. Allora, Gisa, cosa fai lì? Guarda che faccio vedere la toglia. Ah, il polpaccio. Perché di Gian. Io l'ho riconosciuto con ritardo, ma l'ho riconosciuto. Tu eri quello che era dietro le quinte dei Cugini di Campagna. Quando il cantante aveva degli abbassamenti di voce, eri tu dietro come un po' Ozzy Osbourne ultimamente. Hai ragione, che c'è il cantante. Hai proprio ragione. Esatto, sai. Eri tu, lo so. Non mi ricordo più il brano, però. Io vorrei dire che la piazzetta si è sgombrata da quando. Grazie a Saiuz. Forse anche grazie a noi, nel senso che si è sgombrata. No, non è vero, no, non è vero. C'è un grido d'allarme. No, dicevo, forse Saiuz quando vi diceva di venire in radio, naturalmente intendeva in maniera virtuale, ovviamente, quindi esatto, nel nostro sito vi ci contattate con il nome Saiuz con 2 Z, date dei contatti di Saiuz e poi andiamo in diretta il lunedì che concordiamo, poi concorderete con Luca e ci ritroverete noi. Certamente, voi contattate me che curo il palinsesto, gli appuntamenti, i programmi, la vivetri, l'aspirapolvere, quello che volete, sono tutto io, tutto fare, bravo. Esattamente, anche lui della regia dall'altra parte del vetro. E poi naturalmente abbiamo anche altre trasmissioni che vogliamo ricordare, se volete anche seguirci quando andate nel sito www.saiuzwebnetwork.it, una cosa più semplice, dici non potevate farla. Perché Saiuz me lo ricordo, è la doppia Z che mi frega. No, aspetta, su Skype la doppia Z. Su Skype la doppia Z. Ah, sì, il sito come account di Skype dove lo trovi, chiedi il contatto di amicizia. Ma io ho preso lì il volantino, credo ci sia tutto, no? E poi con Luca via email vi sentite. E mi raccomando, ricordiamo anche Facebook, se ogni tanto quando guardate la nostra pagina, se vi va, se vi piacciamo, se vi piacciamo metteteci mi piace, che a noi fa piacere. Per fortuna non c'è, saremmo pieni di non è incredibile, ma no, è che se volevate farvi pubblicità non ci occorreva la nostra presenza, no? Cioè. Idolo, è un idolo. Sì, comunque lui da quello che mi ha dato le perle di saggezza, lui è meno parli, meglio è. Lui gli dovrebbe. E meno parli, è meglio è. Lui parla con la chitarra. Lui parla con la chitarra. Lui veramente con la chitarra anche ci fa all'amore. capisco qualcosa. Cioè, no, ma io non voglio infangare la categoria dei musicisti. Ma solo l'amore con la chitarra. Esatto. Grandiosi, veramente, strepitosi. Dicevo, no, vi aspettiamo. No, non vogliamo bruciare anche quello che direte in diretta. Detto una parolaccia. Cos'hai detto? No, non ho detto parolaccia. No, è partito un razzo. È partito un razzo. Va bene, è partito un razzo. Faccio il mazzo così con la musica. Mi faccio il mazzo, volevo dire. È partito un fiore. Esatto. E quindi, se volete anche ascoltarci per radio, ci ascoltate. Se vi piacciamo, vedete voi. Ci sono varie trasmissioni. Quindi, ricordiamo che la band Maurizio. No, la band. Come si chiama la band? Allora, non parla mai. Quando parla, sbaglia. Bellissimo. Eccezionale. La band. Perché non parla? Fuori registro.
saranno nostri ospiti. Sposati improvvisamente di uno, due, perché siamo alla seconda stagione, secondo anno che va in onda, per cui No, veramente. No, grazie, troppo. No, è bello perché non ci parliamo sopra, Gian, vero? No, incredibile. Non ci parliamo anche sopra. Saius, però. Ecco, vedi che stava andando in onda. Il disgraziato. Saius che e ci fa gli scherzetti. Abbiamo anche altre trasmissioni che vanno in diretta e in onda. Anche, vabbè, io cito le mie, The Rock Band History. Dicevo prima anche una trasmissione culturale. Però se voi avete anche altri amici, e anche di altre band o di qualsiasi altro campo artistico, il fruttivendolo, il tabaccaio, sì, il che ti pare, noi facciamo anche lo scarparo, panettiere, potrebbe, esatto, anche venire esattamente, può venire ospiti. Vedo che abbiamo altri ospiti che ci aspettano anche lì, che sono venuti a trovarci. È un modo per dirci andate via? No, non è un modo per dirvi andate via. No, posso dire, cioè, se era questo l'intento, è venuta bene. No, 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 ragazzi, no, si è fatto tardi, dobbiamo sbaraccare. Non era questo l'intento, però volevo dire che ci fa piacere che cominciamo a vedere la piazza piena. Non è vero. Ma io sicuramente parlerò di voi qua. Sicuramente è molto bene perché siete due tipi simpatici. Anche grazie. È molto sai, cioè, non si sa cosa sta facendo in questo momento. Lui è la regia. Sta provando un gioco di prestigio con i cavi. Esatto. Eccolo lì. È come un po' Zio Fest. Adesso comunque, lo mette Esatto. Gianna, non diciamo che le altre web radio hanno dei mixer tipo da 47 tasti, noi abbiamo un mixer che ha due levette, però riusciamo, a volte non servono, però riusciamo nonostante tutto, esatto, 20.000 tasti. Da Faenza, dal meno, diciamo comunque andare in onda, credo, spero, perché non lo sappiamo. Io dovrei andare a chiudere di là, cosa dici? Vado, Luca, a chiudere i concerti? Ah, tu devi andare a presentare. Non ci vado, non ci vado. È un po' tardi. Mi sta aspettando, anzi, oddio, stanno arrivando a prendermi, io vado un attimo di là. Esatto. C'è una volante che l'aspetta. Vi saluto, vi lascio con Luca e ciao. Vabbè, stato vabbè, ragazzi, per non essere fuori il registro, alla prossima, esatto, volta è la vostra trasmissione. Già, per non essere scortesi, li lasciamo andare sul serio, visto che tu vai a presentare. Sì, loro vanno sicuramente a promuoversi meglio di quanto abbiamo fatto, sì, qui. No, e sì, poi abbiamo degli amici che ci stanno aspettando. Perché con noi vi rovinate la reputazione. È bellissimo così. Ciao. È stato un piacere. Grazie. Non incrociamo. Oh, bravo, le mancate. Grazie a tutti. Grazie ragazzi, buon lavoro, grazie, e buona serata. Grazie a voi, è stato un piacere. Mi dispiace che noi stavamo avanti un'altra mezz'ora. Ah, beh, sì, con la banda può prendere anche del vino. Anzi, no, se volete tornare. No, solo che ci pagano bene, perché lui presenta, lo pagano, lo pagano così bene che ci hanno detto domani ne parliamo. Come domani ne parliamo? Va bene. Ciao ragazzi, è stato un piacere.